Fin dalle sue origini, l'amicizia fra le persone e fra i popoli è la caratteristica fondamentale del meeting. Da più di 40 anni è proprio una rete di amicizie che porta a Rimini visitatori, relatori e migliaia di volontari. Una rete che si allarga e si consolida sempre di più. Ognuno di noi, prima ancora di vivere l'amicizia, è un'amicizia. Quello che costituisce ognuno di noi come persona è il fatto di essere voluto nella sua origine, di essere voluto bene, di essere voluto per un destino di felicità infinita. E quanto più la coscienza e la gratitudine per questa origine e questo destino si approfondisce, tanto più diventiamo capaci di creare e di vivere rapporti di amicizia con gli altri e con il mondo. Ecco perché il meeting quest'anno vuole riscoprire i 1000 volti dell'amicizia, non solo nell'ambito personale, ma anche sociale e politico, a partire dall'educazione e dalla scoperta del vero e del bello. Attraverso le figure di Don Luigi Giussani, Dorothy Day, Don Pino Puglisi e Don Lorenzo Milani, scopriremo come una vita che si lascia generare da un'amicizia infinita diventa a sua volta capace di generare reti di amicizie prima impensabili. Vari incontri saranno dedicati alla letteratura, nel centenario di Giovanni Testori e a 40 anni dall'uscita de Il Cavallo Rosso di Eugenio Corti. Che le amicizie sono fonte di cultura lo vedremo anche incontrando lo scrittore Daniele Mencarelli. Di fronte ai drammatici scenari delle guerre, parleremo con testimoni di tutto il mondo, accomunati dal credere nel dialogo e nella fraternità fra le persone e i popoli, tra questi le monache trappiste di Azer, in Siria. Ricorderemo anche l'impatto che 10 anni di pontificato di Papa Francesco hanno avuto sulla creazione di amicizie sociali. Per la prima volta al meeting, irromperà con una grande mostra la figura di Alberto Burri e la sua capacità di valorizzare la materia come via per incontrare la bellezza del reale. Avremo poi 6 mostre in un unico percorso, che ci porta dall'energia e il suo uso nel quadro dell'alleanza tra uomo e natura, all'ambiente, con un'esposizione ispirata al Cantico delle Creature di San Francesco, e poi alla vita lavorativa nell'era digitale, e allo sviluppo della vita sociale nelle nostre città, fino ad esperienze di accompagnamento dei giovani nell'affrontare le sfide della vita, quali Kairos, Portofranco e Piazza dei Mestieri. La vita dei giovani sarà anche al centro di vari incontri sulle prospettive educative, nell'orizzonte della famiglia e del mondo scolastico. Nei talk curati dalla Fondazione per la Sussidiarietà, i temi del lavoro si approfondiranno soprattutto in riferimento ai giovani e alle donne. Anche l'evento inaugurale Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano di Eric Emanuele Schmidt ci parlerà di una bellissima storia di amicizia, interpretata da Sergio Rubini e con le musiche di Simone Zanchini. Dal coinvolgimento di Alessandro Preziosi, con i ragazzi dell'associazione UFO nascerà Moby Dick, opera teatrale tratta dal romanzo di Herman Melville. Un momento di grande intensità sarà dedicato ai canti di Adriana Mascagni. Come Adriana diceva, la bellezza è là dove la verità accade, è l'arte allo stato puro. Anche nell'edizione 2023 sarà poi presente il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l'area alle strade dell'amicizia dedicata ai percorsi che creano pace, collaborazione tra i popoli e sviluppo. Ci attendono anche tante novità in campo sportivo, con la presenza del Dertona Basket, che porterà i suoi campioni a giocare al meeting e a raccontare cosa vuol dire vivere lo sport di squadra. Al Villaggio Ragazzi, invece, ci saranno mostre sull'amicizia nell'arte e nella storia, ma anche tanti spettacoli e laboratori e poi spazi per bimbi piccoli, ragazzi più grandi e famiglie. Ogni angolo del meeting è un'occasione di scoprire e vivere un'amicizia, così che ognuno che parteciperà al meeting potrà dare un contributo decisivo per renderlo anche quest'anno testimonianza di un'amicizia che vuole dilatarsi fino a diventare un'amicizia fra i popoli e le culture.